Senigallia fa parte da qualche giorno dell'Unione dei Comuni, la terra della Marca Anconetana e Senuna, e quindi proprio questo collegamento con l'entroterra, mare entroterra ed entroterra mare, offrirà proprio attraverso lo sport un'occasione per collegare questa comunità, no? Questa importante comunità marchigiana, con progetti che sicuramente saranno legati alla viabilità, ma saranno legati anche allo sport. E quindi il corridoio ambientale dell'Arceviese, della Corinaldese, dei fiumi che attraversano questo importante territorio offriranno anche un'occasione per scoprirlo, oltre che con le sue eccellenze anche enogastronomiche. Sappiamo che Senigallia è la terra di Moreno Cedroni e Mauro Liassi, i più grandi chef stellati anche europei, e quindi siamo molto felici. E quindi riusciremo attraverso questo connubio natura, ambiente, sport e turismo a rendere questo giro d'Italia davvero unico, ma soprattutto ci auguriamo che possa diventare una tappa anche fissa di questo importante appuntamento. Il ciclocross è una disciplina che sta crescendo tantissimo nel nostro territorio, ci sono tanti appassionati e cercheremo anche attraverso le tante associazioni che sono amiche della bici, perché Senigallia è una città che da un punto di vista di sostenibilità porta avanti delle politiche che vogliono espellere le auto non solo dal centro storico ma dai quartieri, dalle frazioni, e anche, no, vogliono realizzare piste per le macchine, non per le biciclette, perché le biciclette dovrebbero avere tutto lo spazio, no, per poter essere utilizzate. E quindi Senigallia, come città bandiera blu da 20 anni e anche bandiera verde per l'agricoltura, può davvero testimoniare una buona pratica per anche altri comuni e per anche altre città che hanno queste bellezze naturali, ma che magari hanno la necessità di avere anche il coraggio di chiudere i centri storici alle auto, di chiudere i lungomari per le biciclette e offrire una mobilità sostenibile e lenta. Tra l'altro in questi giorni si festeggia la giornata internazionale della lentezza, che vuole ricordare a tutti noi che la Tecnè deve lasciare spazio di nuovo all'elemento biologico, no? Al naturale tempo che ognuno di noi ha la necessità di avere. Quindi è meglio andare in bicicletta che andare ormai a 100 km nelle nostre macchine e nelle nostre strade, rendendo chiaramente la nostra vita più caotica, ma anche più a volte complicata e meno serena.